Torna anche quest'anno, ma in maniera diversa, la corsa di Miguel, che ricorda la figura di Miguel Venancio Sanchez, maratoneta e poeta scomparso nel 78 durante la dittatura argentina. L'evento, alla 21esima edizione, cui si può partecipare fino al 22 gennaio, si svolgerà in piccoli gruppi o singolarmente, con iscrizioni online. Stefania Cappa. Ecco, qui c'è la partenza e si procede in questo modo. Dopo che, una volta scaricato e terminato il percorso, si può poi scaricare il formato GPS e metterlo sulla piattaforma GPS Formula. Si chiama Virtual Run, ma partecipare alla corsa di Miguel si può, in presenza, distanziati, in maniera diversa al tempo del Covid. La corsa di Miguel per me rappresenta un evento straordinario, è una corsa piena di valori, poi ognuno ci può in realtà trovare quello che vuole. A ricordare che certe cose non devono succedere mai più, quindi è un continuo ricordare quello che è successo nei terribili anni 78. Perché è una corsa importante, dedicata a un ragazzo importante, un poeta, un atleta che ha dato molto allo sport e che è stato portato via in maniera ignobile. Sono stati scelti dei percorsi, più di 110, che danno la possibilità ai podisti di poter ugualmente gareggiare attraverso una app che metterà in collegamento tutte le prove che si realizzeranno. Basterà un semplice telefonino e poter inviare il proprio tempo a una centrale che produrrà una maxi classifica.